non rubo altro tempo perché abbiamo due relatrici di assoluta importanza. Una è l'autrice del libro Santo Sepolcro a Gerusalemme, riti, testi e racconti tra Costantino e l'età delle crociate, quindi è un momento alquanto interessante anche e soprattutto per noi d'Italia medievale. E a tenere compagnia a Renata Salvarani c'è la professoressa Maria Pia Alberzoni dell'Università Cattolica di Milano. È un piacere, almeno per me, penso fosse anche per Renata, aver scoperto questo posto veramente suggestivo. E poi questa idea della Valle dei Monaci veramente mi sembra interessante, perché sono località, sono posti, siti, abbiamo visto tante cascine che meritano di essere valorizzati, e quindi se possiamo collaborare a questo va benissimo. E allora stasera ci troviamo per presentare questo bel libro di Renata Salvarani, che è un libro, certo dal titolo appena evocato, molto suggestivo: Il Santo Sepolcro a Gerusalemme, riti, testi e racconti tra Costantino e l'età delle crociate. Ma non è certamente, uno potrebbe dire, beh, il solito, cioè, su Santo Sepolcro, sulle crociate, insomma, tante cose si dicono, e sarà quindi la solita, come dire, cosa che alletta, che attira anche il pubblico, le crociate, il tempio, tutte queste cose ovviamente affascinano sempre. E invece, ecco, la scoperta, sicuramente per me piacevole, è stata trovare un tentativo di ricostruzione o di ricomprensione, anche meglio, del Santo Sepolcro, che tenga conto di tutti gli aspetti, non solo dell'aspetto strutturale, dell'aspetto architettonico, dell'aspetto artistico, ma soprattutto faccia vedere come lo strutturarsi, dare forma a un'architettura non può cioè è strettamente legato alla liturgia che entro quella architettura si vuole celebrare. Questo è un aspetto che solitamente negli studi di storia dell'arte non si tiene in adeguato conto, mentre è vero che per capire come mai si è arrivati a una certa costruzione, a una certa forma anche architettonica, è fondamentale capire che cosa si faceva dentro in quel luogo, e quindi la liturgia come elemento che dà vita, dà forma anche alle varie espressioni, ovviamente le espressioni rituali e quant'altro, ma anche a quelle architettoniche e spaziali. Questo mi sembra un elemento sicuramente di originalità di questa tua ricerca. Quindi è interessante, no? Pensate come alla San Pietro, quindi il principe degli apostoli, così l'intervento di Costantino è fondamentale anche per la fondazione, direi in tutto il discorso dell'ubicazione, perché c'è la fondazione e l'impostazione della prima basilica, appunto, del Santo Sepolcro. E questo c'è un aspetto sicuramente avvincente, direi anche nella ricostruzione che Renata Salvarani fa, perché si vede bene come l'imperatore, non va bene, noi possiamo pensare che abbia avuto scopi politici, sicuramente lui era interessato a onorare adeguatamente Cristo, perché era il Dio che gli aveva dato una vittoria, no? per la sua religiosità, però è vero che sono dei passi, delle iniziative che non si possono spiegare al di fuori di un reale interesse anche religioso di questo imperatore. Per esempio, e questo è molto interessante, il fatto che a lui, anche a la madre Elena, però sono diverse versioni, risalga l'invenzione o comunque della croce, cioè le reliquie più importanti della religione cristiana, no? Quindi pensate, la fondazione di questa basilica a Gerusalemme, che ha comportato proprio lo sbancamento, lo spianamento, di togliere molti detriti e edifici sovrapposti fino al tempo di Adriano. E la stessa cosa è successa a Roma, dove ha spianato il Colle Vaticano, ci ha messo, no? E poi la ricerca di queste, appunto, delle più importanti reliquie che vengono assunte in qualche modo anche dall'imperatore stesso, no? Cioè diventano un po', come tu giustamente fai notare, come un
un motivo di collegamento tra Gerusalemme, il luogo della vita di Cristo, del suo martirio, e anche la dignità imperiale. C'è questo imperatore che, pensate appunto ai due casi, Roma e Gerusalemme, è sicuramente fondamentale e si dà molto da fare per una valorizzazione, per un ritorno alle origini anche del cristianesimo. Perché, ripeto, da una parte va a cercare la tomba di Cristo e dall'altra la tomba del principe degli apostoli Pietro. Io ringrazio moltissimo la professoressa Maria Pia Alberzoni per questa lettura che ha dato del libro. Mi fa molto piacere che abbia colto proprio la centralità dell'obiettivo, cioè era una conferma a cui personalmente tenevo moltissimo. Ecco, l'obiettivo di questo testo, che è frutto di un periodo molto lungo di ricerca, è proprio quello di ricostruire il complesso del Santo Sepolcro come complesso vivo. Quindi non come un insieme di pietre o di segni, ma piuttosto come un insieme di persone che attraverso le generazioni, attraverso gli eventi, molto spesso anche sanguinosi e devastanti, hanno mantenuto la continuità del fare memoria attraverso e grazie alla liturgia, i gesti, i canti, le parole della liturgia fino ai giorni nostri. Quindi cercare di capire come un luogo, che per il cristianesimo è essenzialmente un luogo memoriale, ma è il luogo più importante, non perché è una tomba, ma perché è il luogo della resurrezione. Ecco, come quel luogo sia rimasto sempre continuativamente il perno spaziale per l'ecumene cristiana, nella sua vastità e nella sua complessità e differenziazione interna. Quindi le fonti sono in realtà moltissime, e ci danno la dimensione viva di questa città e soprattutto di questa comunità cristiana, che ritrova la propria identità nella memoria, che è una memoria legata essenzialmente ai luoghi, al fatto che il cristianesimo è una fede che si basa sull'incarnazione dell'infinito nel finito. Questa incarnazione avviene nel tempo e nello spazio, un tempo che è un tempo preciso e uno spazio che è uno spazio preciso. La crocifissione è un evento, la risurrezione è un evento, entrambi fissati nel tempo e fissati nello spazio. Lo spazio è quello della città di Gerusalemme. Poi si apre, ancora per noi oggi, la grande questione di capire quale fosse il Santo Sepolcro, dove fossero questi due luoghi del martirio di Gesù e quello della sepoltura e risurrezione di Gesù. Adriano, in base a quello che ci racconta anche Cassiodione, fa a Gerusalemme quello che non è riuscito a fare a Roma. A Roma ancora c'è un'aristocrazia senatoria potente che gli impedisce di fare quello che vuole, cosa che non è invece a Gerusalemme. Gerusalemme è una città che è già stata saccheggiata, spogliata, devastata nel 70 d.C. e è la città che subisce più pesantemente la repressione sanguinaria dei romani dopo le rivolte generali degli ebrei, la rivolta di Bar Kokhba e appunto la rivolta generale, questo tentativo eroico del popolo ebraico di ribellarsi agli ebrei che viene soffocato completamente nel sangue. Ecco, dopo questi eventi tragici, Adriano a Gerusalemme può costruire la sua città ideale, una città ellenistica in cui tutti i culti erano uguali, tutti quanti dovevano mescolarsi insieme. Quindi, ed è così che procede appunto alla costruzione della sua Ennea Capitolina. Qui vedete una ricostruzione di Dambalat nell'Atlante di Gerusalemme, in cui per la sua imponenza il Monte del Tempio, la spianata del Tempio rimane. Però sappiamo per certo dalle fonti successive che Adriano lì fa collocare delle statue degli dèi. Probabilmente non fa costruire un tempio pagano, ma colloca delle statue che gli ebrei vanno nonostante tutto a vedere da fuori, perché continuano a considerare il tempio come un luogo sacro dell'ebraismo, nonostante quello che ci ha fatto sopra Adriano. L'altra area che viene interessata da questi lavori, che sono lavori veramente imponenti, di sbancamento e di livellamento della città. Sapete che ancora oggi a Gerusalemme si percepiscono le discese e le salite. È una città costruita sulle montagne, questo lo dice bene sempre la Bibbia. Ecco, Adriano questo lo percepisce, i suoi progettisti ovviamente, lo percepiscono come un ostacolo. Gerusalemme deve essere piallata, deve essere livellata per creare appunto questi grandi spazi aperti. E una delle aree che più vengono interessate
dai lavori, è l'area del Santo Sepolcro, che lì è individuata in viola e che ha un significato particolare perché è uno degli incroci fra il Cardo, l'asse nord-sud, e i Decumani, che a Gerusalemme erano una serie, erano paralleli. Ecco, questo si aggiunge, secondo la testimonianza di Gerolamo, una precisa volontà di cancellazione della memoria dei cristiani, che i cristiani continuavano a mantenere lì. Ecco, e dalle fonti successive noi sappiamo che Adriano fa costruire lì un tempio dedicato a Giove Capitolino che si affacciava sul Cardo e un simulacro, non sappiamo esattamente cosa fosse, ma comunque un luogo sacro dedicato a Venere e dedicato ad Adone. Ecco, questa, invece con questa immagine passiamo a quello che fa Costantino. Quindi la situazione della città adriana è quella che abbiamo vista riassunta nella planimetria iniziale di Dan Bahat, è una città ellenistica, una città che ha una propria valenza religiosa e che ha un'importanza proprio in relazione con questi aspetti, perché già dall'epoca adriana in realtà Gerusalemme non ha un'importanza commerciale e avrà sempre meno un'importanza anche di carattere tattico e militare, però al suo interno sono vive queste aristocrazie che sono aristocrazie religiose, pagane, per usare un'etichetta molto, molto ampia. Ecco, con questa città si trovano ad avere a che fare i cristiani, la comunità cristiana che a Gerusalemme ha una presenza continuativa e che, lo sappiamo bene da Eusebio, in particolare dalla storia ecclesiastica, ma anche dall'altro testo che è La morte dei persecutori, Eusebio è vescovo di Cesarea è la città del governatore di quest'area, è la città dove si fanno i processi, quindi Eusebio è testimone diretto del processo degli imprigionamenti dei cristiani durante le persecuzioni di Diocleziano e in particolare durante le persecuzioni di Massimino Daia, che è molto più efferato degli altri degli altri sovrani all'inizio del IV secolo, perché Massimino Daia rimane convinto della necessità di perseguitare i cristiani addirittura dopo il 312, perché fa finta nel 312 per alcuni mesi di recepire gli editti e le direttive di Costantino, ma poi riprende la persecuzione. Quindi siamo in un'area in cui l'ostilità nei confronti dei cristiani è stata più forte che in altre zone dell'impero, in cui parimenti viene mantenuta la memoria dei luoghi santi e dell'importanza della città di Gerusalemme. Quindi non ci deve meravigliare troppo il tono enfatico che ha Eusebio di Cesarea quando ci racconta che cosa ha fatto Costantino a Gerusalemme. È vero che Eusebio ha un rapporto particolare non tanto col sovrano, che forse lui ha visto poche volte nella sua vita, ma con la visione politica di Costantino e con il fatto che Costantino dà libertà di culto al cristianesimo. Questo avviene perché Eusebio è parte di quella chiesa, è il vescovo della chiesa di Cesarea. Ed è Eusebio che è proprio nella vita di Costantino ci dà un resoconto dettagliatissimo di quello che si fa nella città e nell'area del Santo Sepolcro in particolare da parte degli architetti, diremmo noi oggi, degli archeologi di Costantino. Questa immagine è relativa alla roccia che affiora all'interno di quella che oggi è la cappella del Golgota, la cappella del Calvario, che viene coperto solamente dopo il VII secolo, perché fino a tutta quell'epoca lì rimane una roccia aperta, una roccia nuda, in cui si voleva ricordare proprio il sacrificio di Cristo, la sofferenza di Cristo, e quindi per tutto questo lunghissimo periodo non si sente la necessità né di chiuderlo né tantomeno di decorarlo, lo si farà soltanto successivamente. Quindi quello che vedete là sull'estrema destra è il Cardo. Sul Cardo si affacciava una gradinata con un colonnato, probabilmente, qui un atrio che dava accesso alla grande basilica a cinque navate voluta da Costantino, che aveva tre ingressi. Dei tre ingressi almeno due ci sono ancora oggi, però bisogna sapere dove sono e andarli a vedere all'interno nel retro di una pasticceria, di una forneria, chiedendo, si vedono ancora uno tutto intero e una parte dell'altro ingresso che sono molto simili a quelli della Basilica Eufrasiana di Parenzo, hanno proprio la stessa struttura. Poi la Basilica Costantiniana era lunghissima, oggi non esiste più, poi vediamo dalla foto aerea cosa c'è al suo posto. Quest'area qui è l'area del Golgota.
tra la basilica e la tomba c'era un triportico che permetteva il deflusso proprio dei pellegrini. Tutto questo è pensato per grandi masse di pellegrini e Costantino fa costruire il complesso e Macario anche in vista della centralità di Gerusalemme, che è una centralità di visita, una centralità di pellegrinaggio. Ecco, e qui verso occidente la tomba al centro del semicerchio della Basilica dell'Anastasi, che soltanto nel cerchio interno continua con queste colonne e le tre absidiole. La parte che abbiamo visto prima delle tombe scavate nella roccia è qua. Non è escluso però che ce ne siano delle altre, anche in altri punti, in particolare qua. Ecco, questa invece è una sintesi di come è oggi il Santo Sepolcro. Vedete, in nero sono indicate le parti costantiniane. La parte che corrisponde alla Basilica del Martirium non è più, è soltanto linearmente indicata. Invece nel sottosuolo c'è, ed è aperta, la grotta, la chiesa del ritrovamento della Santa Croce, e qui accanto la cappella di San Vartan, che è quella che abbiamo visto prima con la barca, con il graffito della barca. Ecco, l'ingresso di oggi è questo, i pozzetti che vi ho fatto vedere prima sono qua, sono in quest'area qua, e questo è il blocco del Golgota. Questo tratteggiato in rosso è il grande innesto voluto dai crociati, il Corus Dominorum. I crociati, diceva bene prima la professoressa Alberzoni, importano a Gerusalemme i loro schemi, le loro liturgie, ma anche gli spazi in cui queste liturgie si celebravano, e quindi utilizzano il complesso che c'è già, non lo toccano, non lo ampliano, ma fanno proprio come un grande innesto e creano questo coro, creano una doppia abside, che è questa rossa simmetrica rispetto a quella di epoca costantiniana. Qui si svolgevano le celebrazioni dei canonici che vivevano nel complesso del Santo Sepolcro in corrispondenza di quella che ormai non esisteva più, che era la Basilica del Martirio, ma lì avevano i loro chiostri, e celebravano all'interno qua, e anche il patriarca latino celebra all'interno del coro di fronte alla edicola che contiene la tomba. Ecco, questa è l'immagine aerea del complesso del Santo Sepolcro. Questo lo riconoscete dal minareto, è l'ingresso di oggi, che è qua, la grande cupola dell'Anastasis, la cupola del coro dei canonici. Ecco, la Basilica Costantiniana, che oggi non c'è più, arrivava fino al cardo che voi vedete tratteggiato là appena, quindi era lunghissima, era veramente enorme. È una parte di città che oggi ha delle destinazioni più varie e che corrisponde in parte anche all'area appunto in cui erano insediati i canonici del Santo Sepolcro.